Allora, una commissione costi-benefici era già stata fatta nel 2015 ed era lo studio che era stato poi presentato alla Commissione europea per ottenere il relativo finanziamento. E in quella commissione Serviva costi-benefici una nuova commissione, una nuova analisi. lì veniva detto che l'opera appunto aveva dei benefici che superavano i costi. Ora, come si fa a perdere credibilità in Europa? Ecco come si fa a perdere credibilità in Europa. Se presentiamo uno studio e 4 anni dopo ne presentiamo un altro che è esattamente l'opposto di quello che abbiamo presentato. C'è Ed è qualcosa. qualche dubbio viene forse anche agli europei sulla nostra autorevolezza, però Senta, a ma lei ha parte la questo. sensazione che decideranno? Quando decideranno, secondo lei? Perché poi secondo me c'è anche un punto politico, no? Ci Se sono adesso le la Lega europee del dice mezzo, siamo andiamo ma al infatti. referendum, ma che francamente perché devo decidere io, cittadino, se si deve fare o non si deve fare? Avete fatto le commissioni, dovete fare una scelta politica, fatela, No, ma perché la dovrà vedrà far che fino alle decidere i cittadini? europee staremo in ballo. Lei ha perfettamente ragione, anche io sono dell'idea che la politica serve se decide. Se no, Però qui fino alle europee stia tranquilla, non non si si muoverà arriverà a mai. Ma decidere, perché fino alle europee ci sono prima le esigenze elettorali di Lega e 5 Stelle rispetto alla, come dire, agli interessi del paese. Poi tralascio un piccolo particolare, che noi perderemo i soldi dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea ha detto decidetevi o si fa o non si fa, se non la fate ci rendete indietro le risorse. E noi ne stiamo parlando come se si trattasse di una linea ferroviaria di due paesini. È una linea ferroviaria strategica che collega l'Italia all'Europa, cioè vogliamo inserirla anche in questo contesto, soprattutto in un momento in cui, ha detto bene Barisoni prima, cioè ma noi come pensiamo di fare sviluppo in questo paese se le opere infrastrutturali non le vogliamo fare? Se facciamo manovre che guardano solo da una parte al reddito di cittadinanza e dall'altra mandare tutti in pensione? Se non parliamo appunto di politiche del lavoro, di sgravi fiscali, abbiamo un paese che retrocede, siamo fanalino di coda in Europa, cioè ci dicano, se non vogliono fare l'opera, come pensano di far crescere il paese, perché le piccole opere infrastrutturali si possono fare insieme alla TAV, non è che sia escluso.